Bentornati carissimi amici a un nuovo appuntamento con il nostro programma di musica e ballo e ovviamente grazie alle vostre barzellette. Allora saluto subito gli amici che mi stanno seguendo, Lidia, un abbraccio grandissimo, Lidia di Piacenza, il marito Carmine, grazie, grazie, grazie perché mi mandi sempre delle bellissime GIF tramite WhatsApp e poi saluto Lisa di Stradella e il figlio Franco, vado in Romagna, saluto Marco Manara e Dina Vasile, le grandi ballerini Giovanna e Domenico e poi saluto anche Laura Tamborra. Mi sposto a Milano, Fabio e Antonia. Torno in Romagna e saluto con tanta simpatia anche Claudio Menghi e la sua dolcissima signora Maria. Mi fermo un attimo con i saluti perché voglio ricordare a tutti voi che ci seguite, gli amici storici ormai avranno memorizzato tutto, ma i nuovi amici, quindi Graziella e Riccardo da Roma, che per vedere la programmazione del nostro appuntamento di musica e ballo non dovete fare altro che andare sul nostro sito www.passesuoni.it. Lì trovate proprio la cartina dell'Italia e ogni regione vedete qual è l'emittente che copre la zona. Ovviamente avete i giorni, gli orari di programmazione e il canale digitale sul quale sintonizzare. So di per certo che ancora molti di voi hanno difficoltà perché pur abitando in zone coperte da emittenti televisive non trovano il canale. Per questo abbiamo istituito questo servizio gratuito. Se voi mi scrivete con WhatsApp oppure con Telegram a questo numero di telefono, riceverete la nostra puntata gratuitamente su WhatsApp. Quindi sarà sufficiente cliccare sulla puntata che vi mando e la potrete vedere per intero. L'ho detto velocemente perché ormai tutti voi lo sapete, comunque è il modo più semplice per poter stare con noi, anche perché gli amici che sono già all'interno del nostro elenco ricevono ogni settimana non soltanto la puntata di prossima fermata liscio, ma anche le altre attività che seguiamo, per cui il country, le interviste ai personaggi famosi, i corsi di ballo, tutto gratuitamente. Quindi aspetto il vostro messaggio su questo numero per essere inseriti gratuitamente all'interno del nostro elenco di amici. Detto ciò, partiamo con l'indovinello della puntata. Arriva da Michele di Gorizia che ci chiede come si chiama un cane husky non particolarmente bello. Avete tutto il tempo della puntata per rispondermi tramite WhatsApp o Telegram o SMS, sempre a questo numero. Ed ora ci gustiamo il nostro primo videoclip della giornata. A fra poco.
imparate le bellissime coreografie della maestra Cristina Vezzani grazie al nostro fantastico DVD, nel quale troverete le spiegazioni dei singoli passi dalla viva voce della nostra maestra Cristina ed ovviamente i video dimostrativi delle coreografie, incluso all'interno della confezione anche il CD contenente i singoli brani musicali per poter ballare da soli o con gli amici tutte le coreografie che avrete appreso grazie ai suoi tutorial. Nel DVD, inoltre, in regalo i nostri due video novità, il Ciringuito e Sinti. Ma non è finita qui. All'interno del pacchetto troverete in regalo anche uno di questi tre CD. Il tutto a 29 euro, compreso spese di spedizione e di contrassegno, direttamente a casa vostra. Un'occasione assolutamente da non perdere, quindi aspettiamo le vostre telefonate. E abbiamo scaldato l'atmosfera ed ora salutiamo gli amici. Stanno arrivando tantissimi messaggi da WhatsApp. Ripeto, scrivetemi, non telefonatemi, perché non riesco a telefonarmi con WhatsApp, la mia linea non lo consente. Saluto con un grande abbraccio la nostra Maria Pia e Felice da Marina Romea. Un abbraccio grandissimo. Ci spostiamo in Veneto, più precisamente a Polesella, va la nostra magica Rosa Turolla. E sempre rimanendo a Polesella, salutiamo Giovanna e Giovanni Gallian, storici amici di prossima fermata Liscio. Andiamo a Lendinara, rimaniamo in Veneto, salutiamo Angiolina, un abbraccio grandissimo a te, a Melissa e agli altri figli meravigliosi della tua bellissima famiglia. Vado a Como e saluto Gianfranco, l'amico del Giaguaro, sempre con noi. Quindi qui saluto il trittico degli estimatori di musica e vado a Breno in Val Camonica e saluto la nostra Rita, grandissima e simpaticissima amica, e poi vado a Cesenatico dalla nostra Gio, la nostra mitica Gio di Cesenatico. Un abbraccio a tutti voi. Proseguo, vado all'Aquila da Vera, saluto da Perugia Elvisio, poi saluto da Perugia sempre secondo Binucci e la moglie Fiorella. Un abbraccio grandissimo a Magi e Leonora, e poi saluto Elena e Luigi Scittarelli, dolcissimi amici che siete sempre con me. Un abbraccio grande, il prossimo video è dedicato a voi. Non può mancare il mio saluto alla nostra Loredana da Guercino, Frosinone, un abbraccio anche al figlio Eliseo e alla mamma Anna Maria. E poi saluto Paolo da Frosinone, Anna da Roma, vado a San Pietro in Stra, Venezia, e saluto Franca Monetti, un abbraccio grandissimo a te e a tua sorella Gabriella. Mi fermo salutando Roberto da Roma Est e Antonello Lo Russo, e qui siamo a Castiglione della Valle in Umbria. Benissimo, direi di aver fatto un lungo elenco di amici. Ricordo a tutti che se volete, visto che mi ha scritto una Gabriella da Rieti in questo momento, se volete ricevere la nostra puntata su WhatsApp, è un servizio gratuito, non dovete fare altro che scriverci a questo numero, vi inseriremo nell'elenco dei nostri amici che ricevono settimanalmente i nostri video. Invece ricordo a chi è più esperto, basta che vi iscriviate al nostro canale YouTube, in realtà ne abbiamo due, quello di Passi e Suoni dedicato alla musica a 360 gradi e Crea con Fantasia, quello dedicato ai laboratori, alla creatività, ci sono i giochi, ci sono le favole, quindi vi aspetto sui nostri canali YouTube. Beh, direi che siamo pronti per un altro videoclip, no? A fra poco!
E siamo arrivati al momento tanto atteso delle nostre barzellette e andiamo a Biella da Anna. Una mucca si avvicina ad un'altra mucca e le chiede stupita: "Ma perché ti agiti così tanto?" E l'altra mucca, mentre si muove, le dice: "Domani è il compleanno di mio figlio." Allora la prima mucca le chiede: "Sì, ho capito, ma non ho capito perché ti agiti così tanto." E l'altra risponde, sempre muovendosi: "Gli sto preparando la panna montata per la torta." Grazie davvero, Anna Gabriella, simpaticissima. Poi andiamo da Tiglio di Viterbo che ci dice: "Un carabiniere va dal collega durante la pausa. Mauro, vuoi un caffè?" Il collega lo guarda e fa: "No, grazie, sono allergico." "Ah, scusa, allergico, vuoi un caffè?" Ma questi carabinieri, poverini, grazie. A Attilio da Viterbo vi dico l'ultimo, che arriva da Serena, di Frosinone. Due uomini, amici di vecchia data, si rivedono dopo tanto tempo. "Ma ciao Mario, hai una bruttissima cera, ma che cosa ti è successo?" "Ah, sono distrutto, sono distrutto. Mia moglie è scappata con un altro." "Ma va là, dai, su, a me mi è andata peggio, la mia è anche tornata." Ma siete birichini! Serena da Frosinone, grazie per la bellissima barzelletta. Allora, prima di lasciarvi a un altro bellissimo videoclip, volevo ricordare a tutte le persone che mi iscrivono che potete provare a telefonarci anche durante la settimana e a fine puntata, perché siete talmente tanti che non riesco a rispondere tutti durante questa breve puntata. Come avete visto, si è ridotta fino a mezz'ora e quindi non ho il tempo per rispondere a tutti voi. Ovviamente aspetto le vostre telefonate per ricevere a casa vostra i nostri i CD musicali e i nostri DVD. Ci guardiamo un altro video? A fra poco. La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan. Pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan. Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir. Ragazzi, è uscito il mio nuovissimo libro, Le favole di Zia Titti. Sono 10 racconti arricchiti da bellissime illustrazioni colorate, adatto a tutti i bambini dai 5 ai 99 anni. Lo trovate già disponibile su Amazon. E visto che le feste si avvicinano, ho pensato per voi a questa incredibile offerta. Trasformate una qualunque serata con gli amici in una vera e propria festa. Ballate con i nostri bellissimi CD musicali. Divertitevi con le nuove coreo della nostra maestra Cristina Vezzani. Infine, quando sarà giunta l'ora della nanna per i più piccoli, raccontate loro una delle nostre bellissime favole della buonanotte, per addormentarli con serenità. Quindi per voi, ma solamente per voi, carissimi amici, il tutto a 39,90 euro, compreso spese di spedizione e contrassegno. Aspetto le vostre telefonate perché sia un Natale da ricordare, per allegria e tanti bellissimi sogni da fare insieme. E siamo tornati in studio per continuare il lungo elenco degli amici che continuano ad arrivare con i loro messaggini. Pietro Carboni da Ponte Lambro, Como, un abbraccio grandissimo. E poi vado a Bruna da Milano. E poi saluto Vera dall'Aquila, Leonello e Rosalba da Spoleto. E un abbraccio grandissimo alla famiglia intera. I figli Danilo, la moglie Gerta e il figlio Alessandro. Il secondo figlio Andrea, la moglie Sabrina e le figlie Veronica e Noemi.
anni e il terzo figlio Roberto con la compagna Katia. Poi vado a salutare con tanta simpatia anche Stefania da Pomezia, un abbraccio grandissimo va Ubaldo Marcucci, detto Baldino De Maiola, qui siamo a Gubbio, un caro saluto anche alla sua dolcissima metà Fernanda, un abbraccio a tutta la famiglia ovviamente. Salutiamo Alba della Ferriera di Torgiano con i figli Marco e Paolo Scarponi. Non può mancare il saluto per Oliviero Mennoli e Cittadini Annunziata, qui siamo a Spoleto, un abbraccio anche a tutta la famiglia. Campoli Appennino, Nicola Gasperina, grazie che mi seguite con tanto affetto. Angelo Ceccarini da Bevagna, Paola da Rimini, Anna da Roma, Attilio da Brescia, Teresa da San Giovanni, Lupatoto, Tiziano e Silvano da Genova. Mi fermo, proseguo e vado con WhatsApp. E saluto con tanta simpatia Marcella e Renato, quei grandi ballerini di valzer lento, qui siamo a Ravenna. E poi saluto Francesco da Verona, Barbara e Angela di Marassi, Alberto da Foligno, un abbraccio grandissimo va anche a Franco di Reggio Emilia. E poi saluto Maurizio Lodi da Bologna, Lina Carinci da Roma, saluto Maria Assunta da Fermo, ancora Gianfranco e Tonina da Galeata in provincia di Forlì, sempre con me con tanto affetto. Sara Fiorini, un abbraccio grandissimo anche a te e a tuo zio Renato, che pensate ci segue dal Canada grazie al nostro canale YouTube. Iscrivetevi anche a voi per non perdere una puntata. Saluto Rosanna da Cesena, Monica Baioni, un abbraccio grandissimo va anche a Maddalena da Balsorano, Mirella Betti, tanti cari saluti anche a te, Adriana Galassi, un abbraccio grandissimo, Francesco da Pavia, Giuseppina e Domenica, qui siamo a Filo di Argenta, è un piacere sentirvi, da Maride, un abbraccio anche a te con il marito Silvio, poi andiamo da Massimo e Gabriele, qui siamo in Umbria, infine un caro saluto va anche a Lara e Stefano, ma non so da dove mi scrivete. Mi fermo qui perché è giunto il momento di un altro bellissimo videoclip, io intanto aspetto le vostre telefonate per ricevere a casa vostra il nostro bellissimo DVD di Balliamo con Cristina e i nostri CD musicali, a fra poco. Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún no hay tiempo para un último baile. Deja al lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, qué bella cuesta será esta cera. Oh, siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente, mi vestido. Aunque miren, no sé, es indiferente. Da igual lo que opinen o puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera. Tan cerca, oh, porque yo estoy pensando.
E siamo ritornati, siamo al momento delle barzellette tanto attese, lo so che vi piacciono, anzi aspetto anche gli altri amici che me le vogliono mandare, potete mandarmene anche varie, perché mi è stato chiesto da Gianluca di Roma se poteva mandarmene solo una, quelle che reputi più opportuno, ovviamente che vadano bene per tutti, perché questo è un programma seguito anche dai bambini. Andiamo da Santina di Piediluco. Un contadino va con sua moglie al mercato e compra 50 maiali. La moglie sconvolta gli chiede: ma dove li mettiamo tutti? E il marito ci pensa un po', fa: vabbè, un po' nella stalla, un po' li terremo in casa. La moglie inorridita lo guarda, fa: ma come in casa? E col posto come facciamo? Il marito la guarda, fa: pazienza, i maiali si abitueranno. Aglio, Santina da Piediluco, grazie infinite. E poi vado a Roncofreddo da Carlo, che ci dice: un turista si ferma in una fattoria per acquistare alcune uova e chiede al fattore: scusi, ma sono di giornata? E il fattore: certo, le mie galline di notte dormono, sa. Grazie davvero anche a Carlo di Roncofreddo. Ed ora, prima di proseguire con il prossimo videoclip, voglio assolutamente finire di salutare questo lungo elenco di amici che mi ha scritto: Patrizia Foglietta da Fiumana, qui siamo in provincia di Forlì, Giulio da Monte Cassiano, e poi un abbraccio grandissimo va Elio e Maria Grazia di Bologna. Saluto Alessandra di Selci, un comune di San Giustino in Umbria, più precisamente in provincia di Perugia. E poi saluto anche Marino e Grazia da Cervia, un caro saluto Mirko da Roma, Andrea, Katia e Nicolò, e qui siamo a Cortina. Benissimo, siamo giunti al momento purtroppo del nostro ultimo videoclip, fra pochissimo. Noce loca. Hasta mañana.
Sono contenta vi siate divertiti, ricevo dei bellissimi messaggi tramite WhatsApp, è un vero piacere sapere che stare in compagnia vi faccia stare così bene, perché fa stare tanto bene anche a me. Allora, vi devo dare la risposta al quesito iniziale della puntata che arriva da Michele di Gorizia. Come si chiama un cane husky non particolarmente bello? 3, 2, 1, signori, una schifezza. Sei stato incredibile, Michele, davvero simpaticissimo. Allora, io ringrazio tutti gli amici che mi hanno scritto, ai quali adesso risponderò. Vi ricordo di chiamare anche durante la settimana, se volete a casa vostra, i nostri DVD e i nostri CD di musica e ballo. Io vi aspetto ovviamente sui nostri canali YouTube. Un abbraccio grandissimo, passate una giornata all'insegna della musica e del ballo e vi aspetto alla prossima puntata. Sempre così carichi, con tanta voglia di divertirvi. Alla prossima, ciao!